zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video, chicchericcio di nuovo, sì. Allora, è vero che i miei video possono sembrare tutti uguali, ma me ne farò una ragione. Comunque, come state? Spero bene. Dunque, questo è un video praticamente di tanti miei auguri a tutti voi, di un buon felice Natale, che non lo so se può essere felice o meno, ma spero di sì per voi, e un buon inizio 2022, lo si spera perlomeno. E nulla, cosa volevo dirvi di bello? Oggi è, aspettate un attimo che guardo, che allora sono le 9:21 ed è mercoledì 22, ok, nulla. No, siccome siete appoggiati sopra il mio computer, perché non ho modo di dove mettervi appoggiati, e la cucina non è delle migliori condizioni, quindi ho dovuto fare il modo che, vabbè, non dovevo dirlo, ma lo dico lo stesso perché come si sa, anzi non si sa perché non lo sto dicendo, comunque lo dirò adesso, la cucina è disordinata e di conseguenza vi metto in modo che non si veda niente. Nel frattempo sto facendo la mia bella amata colazione, se si può dire così, vabbè, e sto prendendo un bel caffè latte, mi ho preso anche il caffè ovviamente, lo so che il caffè non dovrei prenderlo perché mi fa veloce di stomaco, ma non ci so rinunciare ragazzi, quindi non so, non capisco perché lo sto continuando a prendere, ma lo potrei prendere anche decaffeinato, però decaffeinato secondo me non c'è decaffeinato che tenga, perché il caffè secondo me è tutto uguale. Poi può avere un gusto più buono fatto al bar, come può averlo un gusto diverso fatto in casa. È vero che ci sono le macchine da caffè, quelle proprio con le capsule, ma io quelle non le ho mai provate e poi non so manco se riuscirei a farmi un caffè con quelle capsule. Ho sentito dire che molte youtuber l'hanno fatte, boh. Aspettate un attimo, un secondo solo. Eccomi qua, dunque, mi sono recata in camera mia perché per il momento mi tocca stare in camera perché non voglio disturbare mia nonna, ma anche per il semplice motivo che ho preferito mandare il video in un'altra location, ovvero in un'altra camera, anziché in cucina. Sì, è vero, c'è più luce in cucina, ma tra poco apro qui, sperando che non venga a incappare qualche brutto schifosissimo insetto. E niente, adesso apro il letto e lo faccio prendere un po' d'aria, un secondo solo, sempre se non si stacca la registrazione, come ha fatto prima, ma vabbè. Allora, eccomi qua, adesso apro la finestra e poi ovviamente faccio prendere un po' d'aria a tutto il resto della mia camera. Un attimo solo. Allora, eccomi, dunque, siccome che non trovo altra posizione come mettervi, ho dovuto fare sia accendere il lampadario di su che questa luce, ma non mi accontento comunque, perché volevo mettere la ring light, ma è sempre troppo, cioè il letto disfatto, ma vabbè, chi se ne frega. Mi sa che metterò la ring light a questo punto, se la trovo, anzi no, la ring light è di là, da quella parte, però mi devo abbassarla, non so quanti giravolte dovrò fare, abbassarla nel senso che è alta, perché con quella lì ci faccio sia le pulizie di casa, nel senso che la utilizzo per fare le pulizie di casa e altre cose pure, cioè. E niente, attendete un secondo, no, non mi conviene, al massimo lascio il cavalletto di là, il cavalletto lo metto di là, lo lascio di là. Vabbè, per il momento registro così come sono e basta. Comunque, oggi cosa ho intenzione di fare? Nulla,
fare tutte le commissioni possibili e immaginabili. Cos'era questo ragazzo? Ah, no, moscerino. E nulla. Mia fratella mi ha fatto le mie belle unghiette che sono già belle sbeccate. Allora, venerdì 24 dicembre devo andare dall'estetista a farmi la ceretta e nulla. Poi, questi giorni ho altri appuntamenti che mi ho segnato nell'agenda. E poi, credo che devo anche segnarmi altri appuntamenti sempre qua per YouTube, ovvero volevo farvi il video, anzi stavolta non vi chiedo un bel niente, faccio e basta. Volevo farvi il video della mia postazione make-up aggiornata, che era il momento di farvelo, e anche delle mie borse, what's in my bag, ok? Oppure delle mie borse in generale, la collezione, che poi non è una collezione perché non sto collezionando un bel niente. Appunto, se non sto collezionando nulla, cosa me ne faccio di fare questo video? Comunque, ve lo faccio a prescindere, ragazze, perché mi fa star bene fare questi video. Nulla di tutto ciò. Intanto saluto Corrada Rocchi, sì, però si chiama così, Corrada Rocchi, come si chiama quell'altra youtuber che è pedicolina, ma spero un giorno cresca anche lei, si chiama, non viene a mente, il mondo di, non ce l'ho adesso a mente, comunque una cosa del genere, il mondo di. Ve lo scrivo in sovraimpressione nel montaggio se me lo ricordo. Se no nella descrizione perché adesso non mi viene in mente il nome, dovevo scrivere, aiuto, me lo dovevo scrivere nell'agenda, perché vedete, quando saluto mi dimentico sempre che voglio salutare i nomi dei canali, vabbè. Comunque, niente ragazze, queste. Era solo perché volevo fare questo video vlog di stamane e nulla. Allora, cosa devo fare adesso? Incominciare a vestirmi, truccarmi, nulla di che, fare un trucco sciallo, libero, senza né troppi né se né me. Ah, fa male anche un po' la spalla, non capisco il perché, boh. Vabbè. E niente. Ci si becca dopo, dai. Anzi, no. Stoppo e ci vediamo in un altro momento. Perché adesso mi sa che mi viene anche un po' male a vlogare. Perché. No, non a vlogare. Che sto di. Mi viene un po' male a girare tutto il video col microfono in mano. A meno che non sono in casa, ma in casa si sentono sempre i rumori sottofondo. Vabbè, tutto è nella normalità. Se sentite rumori sottofondo, non come in questo istante che c'è il microfono, è perché, come dire, sperando che il microfono non si sia rotto in automatico, ma non credo, lo vedrò nel montaggio adesso e spero che vada tutto bene. Fatemi sapere sotto i commenti, ma anzi vi chiedo innanzitutto iscrivetevi se vi interessa questo canale, soprattutto solo se vi interessa, attivate la campanella e fatemi sapere sotto i commenti, ma in primis mettetemi un bel like di supporto, cosa che mi piace molto quando mettete tanti like. Poi cosa dirvi? Seguitemi su Facebook come Melania Beauty Barstel Makeup. Metterò tutti i link nell'info box, su TikTok perché ho anche TikTok, su Instagram e basta, non ho altro. Su Pinterest ce l'ho, ma non ci metto quasi più nulla, quindi non lo so perché certe persone mi hanno detto ti sto seguendo su Pinterest, vabbè. A partire dalla mia amichetta, un bacio per lì preferito, vabbè, sto farfugliando senza sapere manco perché, vabbè. No comment. Comunque, un bacio alla mia amica e un abbraccio virtuale di tutto cuore a Steffi, il cane della Pirottina, sì, alla quale ci tengo tanto a lei, ma anche a tutti voi, ovviamente, senza mancare di nulla. E nulla, io adesso vi lascio e ci vediamo in un altro video. Okay.
lo so, sembra questo tipo di audio, non so se sia andato bene o meno, ma non ho idea del microfono se lo devo togliere o meno, sto microfono. Perché non voglio che sentano i rumori di sottofondo, ecco perché. E se si sentono, pazienza, ragazzi, che devo dire. E niente. Almeno che se faccio la skincare con voi, stacco e riattacco il microfono in un altro momento. Va bene, dai, vediamo. Thank you.
Allora, ora facciamo le sopracciglia insieme e poi, ovviamente, scusate se sono senza microfono, ma sapete bene che mi viene sempre male a staccare il microfono e riattaccarlo. Quindi vediamo un po' se si sente bene senza il microfono, anche con i rumori di sottofondo. Tanto vado a farmi le mie belle sopracciglia con lo specchietto a mano. Ma ho attaccato la luce? No. Aspetta un secondo. Allora, ho provato ad accendere tutte le luci, munita anche di ring light. Vediamo un po' cosa succede. Se riesco ad andare bene avanti col video. Tanto continuo a farmi le mie sopracciglia, manco ho ricominciato a farmele. Scusate se mi butto a capofitto sullo specchio, ma non vedono mazze stamattina, come d'altronde sempre. Non so se dire che sono miope o astigmatica, ma una cosa o l'altra è sempre quello che, nel senso che vedo poco e nulla, quindi mi devo arrangiare a buttarmi sullo specchio, perché non, avvicinarmi sullo specchio, perché purtroppo a me non vedo niente o quasi nulla. Allora. Le ho pettinate alla buona e adesso vado a ridefinirmele e poi posso anche uscire volendo. No, adesso qua mi avvicino perché non vedo una mazza. Questo specchio, che cosa più bello, questo specchio è un po' zozzo, vabbè. Sempre la solita sono quando devo fare qualcosa per me. Ma anche per voi, prima di tutto per me. Prima di tutto per me e poi anche per voi, perché mi piace fare i video così alla rinfusa. Alla rinfusa no, tanto poi tra tagliare qualche pezzo, dai. Tra un po' attacco la stufa, l'aspirapolvere, quindi stacco. Perché non vorrei che si sentisse i rumori di sottofondo. A dopo, dai, ci vediamo. Allora, eccomi qua. Dunque, ora mi pettino un po' i capelli alla rinfusa e poi ovviamente me li ripetterò di nuovo perché devo uscire di casa. Non so neanche se riesco a fare la spesa o esco a fare qualche passeggiatina. Penso più che andrò a fare la spesa, ma non lo so. Adesso vediamo. Decido un po' cosa voglio fare. Magari faccio una passeggiata. Boh. Oggi cos'è? Venerdì, no? Martedì o mercoledì? Manco me lo ricordo più. L'ho detto nel video prima, nell'altra videoclip, che ovviamente si è stoppata. Non so neanche se si sia salvata o meno. Scusate se non mi guardo, ma stavo cercando di farmi la cipolla, lo chignon. E comunque se ho una voce un po' sonnifera, ovvero sonnifera nel senso buono, che se ho una voce che fa venire sonno, non è colpa mia, ma purtroppo questa è la mia voce, me la tengo. Allora, cosa dire? Sarà pure la voce dell'ASMR, non lo so, ma questa è la mia voce. Per chiunque voglia sapere come mai ho questa voce così che fa addormentare, non credo. Comunque se lo dite voi, vabbè. Sì, è vero, avrò una voce rilassante e allora non è la mia colpa, anzi è un dono di avere la voce così, con questo tono così pacato, calmo. E niente, adesso volevo mettere un po' di mascara, ma per oggi lascio stare, non me lo metto, però questi occhiali così non mi si possono vedere. Già, ma tanto salgo la maschera prima che mi veda. Piuttosto mi metto un po' di ombretto perché così non mi piace per niente affatto. Ora mi munisco di occhiali e cerco una palette. A quanto sono, ulala, 19 minuti di video e vabbè. Allora ho preso la Shewell Deluxe Collection, questa qua, questa palette quasi tutta glitterozzi, glitterazzi come la Dio si voglia chiamare. E questa è la palette della Makeup Revolution, vedete? Questa qua. Adesso ovviamente non so perché cavolo l'ho chiusa, non lo so, vabbè, comunque ora l'ho riaperta e questi, ora vi chiudo qui il tappo, vedete?
Questi sono gli ombretti. Sì, se non ci metto le dita dentro non sono contenta. Allora, questi sono gli ombretti. Come potete ben vedere, sono bellissimi, li adoro. Piacciono un botto. E adesso vado a scegliere uno dei tanti ombretti, quei pochi ombretti che voglio mettere. Un secondo solo. Allora, eccomi qua. Allora, ho scelto Storm perché Storm è più bello che c'è. E sarebbe questo qua, della palette di Deluxe. Storm. Eccolo. Me lo metto col dito perché voglio vedere se è pigmentato, se scrive molto bene oppure se è una ciofeca. Vediamo. Ma non credo. Vediamo un po'. Storm. Sì, è questo. E me lo metto guardando sullo specchio in basso. Perché dalla palette c'è uno specchietto. Allora, ecco qua. Dunque, Storm. Sì, fa un po' di fallout, però scrive, dai. Anche perché io non ho sbattuto l'eccesso e mi ha fatto un po' di fallout, ma non importa. Fa un po' di polvere, ma va bene lo stesso, no? Adesso vado dall'altra parte perché non voglio mettermi altri ombretti. Quindi vado a mettermi una pena pena di questo ombretto qui. Ecco fatto. Via. Altro? Non credo proprio perché non voglio mettermi altro. Poi con una velina. Come si suol dire? Dov'è la velina qua? Eccola qua. Aspettate che sono dovuta uscire fuori dall'inquadratura per munirmi di velina. Non è struccante, ma la velina è per soffiarsi il naso, che per piangere, quel che è. Però è importante che mi ci pulisco le dita dagli ombretti che ho appena applicato sui miei bellissimi occhietti. Adesso cosa vado a fare? Vado a prendere un mascara, cosa che dice che prima ho detto no, non me lo metto. Invece, bravissime, me l'ho messo. Me lo sto mettendo perché sinceramente senza mascara non ci so stare. E vabbè, cosa volete farci? Non ci so stare e quindi me lo metto. Allora, questo è il mascara Scandalize Wallet della Rimmel, eccolo qua, vedete? Sì, è 001 black nero. Aspettate un secondo, ecco qua, nero, ok, senza fare troppe storie, vado e me lo applico. Dio mio, sapevo io che mi devo sporcare in qualche modo. Meraviglia che non mi sporco mai. Stavolta mi sono sporcata. Vabbè, ho rimediato, ragazze. Ho rimediato. Fortuna. Ok, com'è questo trucco? Nulla male, vero? Per niente. Dunque, adesso volevo mettere un po' di matita all'interno dell'occhio, ovvero nella rima inferiore dell'occhio, ma mi sa che metto più un ombretto per fare più il trucco più carino, più effetto arrabbiante. Un attimo solo e torno. Allora, eccomi qua. Dunque, questo è il trucco che ho fatto adesso, cioè pochi istanti fa. E la matita è l'ombretto che ho messo in una di queste palette che non è Makeup Revolution, sì, è Makeup Revolution, ma non è di questa palette qua, è di Soapy Extra Spice, che tra l'altro ce l'ho qua dentro. Aspettate un attimo. E sarebbe questo ombretto qua, l'ho preso da qua, ecco
Da reputation, questa qua, non so come, non mi ricordo più manco la pronuncia che si dice, però passatelo, è questo ombretto. Aspettate che ve lo dico, reputation, boh. In inglese fa un po' schifo, ma vabbè, dettagli. Però riuscirò a mettere, ecco qua, sì, è questo qua, vedete? Lo ho anche un po' scaraventato, ma è sempre lui, l'ho un po' con le unghie, ma si sa bene che quando si fa con le unghie tutto quanto è imprevedibile, vabbè. E questo è Refutation, questo qua. Nulla, questo è l'ombretto che mi ha messo sugli occhi, sperando che non mi sbavi e niente. Non le metto cipria perché sennò buonanotte, non ci vedo più nulla negli occhi. Quindi per fissarlo non ho usato nulla. Metto questo e boh. Va bene. Mascara, ombretti che avete visto prima e basta. Come blush, penso che non metterò nulla, tanto non credo che si veda nulla. Come blush, perché tanto sono, come dire, sono... Aspettate un attimo, ok, vi abbasso un po'. Con la mascherina, quindi non ha senso truccarsi con la mascherina, anche se io vorrei truccarmi, ma tanto non mi vede nessuno con la mascherina, cosa volete vedere? A meno che non faccio un'eccezione, come suol dire, non mi trucco e poi magari quando mi abbasso si vede tutto il resto. Attendate un attimo. Allora, nel frattempo metto un po' di blush. Questo è della Maxi Blush Rimmel, vedete, eccolo qua, un po' specchiato, ma questo è 003 Wild Card, ve l'ho detto io, ma tanto anche se ve lo faccio vedere non si vedrà mai una mazza, eccolo. E adesso me lo applico un po', poco poco, tanto per vedere se qualcosa sotto la maschera quando lo abbasso. Ma tanto non credo che abbia senso, me lo metto lo stesso, via. Per avere un po' di colore sul viso. Però se l'abbasso è meglio questo spicchio. Qua. Ok. Perfetto. Sembro Babbo Natale, ma chi se ne frega. O peggio ancora, Peppa Pig, ma non me ne importa la mazza. Poi, cosa metto ancora? Un po' di terra, bronzer, che ce l'ho da sta parte, se riesco a prenderla, no, non è questo. Aspettate un secondo, qui ho un miele di trucchi e sparsi per tutta la camera. Cioè, scusate se sono uscita fuori dalla camera, ma fuori dalla camera, dalla registrazione, ma devo anche prelevare la terra di Rimmel, Maxi Rimmel Bronzer, che ovviamente sono tutta sporcata, vabbè. Ecco qua, vedete? No, non si vedrà mai nulla, ok. Comunque, fidatevi. Ecco qua. Eccoci qua. E ho un po' di vita sul viso, per non vedersi la solita sciatona che vedete nei miei video. Che sarei io la cui sottoscritta. Bene. Rosetto, non se ne parla. Tanto sono col burro cacao. Rosetto ogni volta mi si sbava, quindi cosa faccio? Non me ne metto. Ha poco senso, d'altronde. Ora mi guardo che non sia tutta sbavata. Il trucco, cioè, attendete un attimo. Sì, direi che è tutto a posto, quindi... Poi potrei andare a questo trucco, mi sono riguardata più volte, ho fatto un recap del trucco per vedere se era tutto a posto. Vabbè, da una parte non è per niente tutto a posto, quindi devo
un po' ritoccare, quindi aspettate un attimo. Ce n'è di meno da questa parte e da quest'altra di più, quindi vado a ritoccare con questo pennellozzo qua, che è un po' mezzo rotto, ma vabbè. Ce n'è un po' di più, vedete? Non so se si nota qualcosa. Sì. Fatto. Allora, il trucco secondo me fa più che bene. Non voglio essere troppo perfetta e neanche troppo eccessiva, ma va bene, non è così. Già. E nulla, questo è il trucco che ho fatto. Questo è il mio videoblog di questa mattina. Cosa vi racconto? Mi sa che ho deciso, anziché andare alla spesa, se mi va, esco un po' in giro, ma non lo so, vediamo. Voi direte, ma deciditi di caspiterina. Sì, è vero. Innanzitutto mi devo aprire gli occhialetti perché fanno un po' schifo. Sono zozzosi, ma vabbè. Per quanto riguarda le scarpe, mi vado a mettere quelle stivali che ho messo dell'Enver Soft mesi fa su YouTube, per farti vedere un attimo solo. Eccomi, allora, come stivali, questi qua per uscire sono belli, sono comodi, caldi, confortevoli e comodissimi, non dirti tanto perché piano piano nel tempo stanno cominciando anche loro a darmi segni di fastidio, ma non mi importa una mazza, li porto perché mi fanno stare bene e poi perché quando vado sul traghetto per andare alla Maddalena almeno non mi fanno cadere come certi altri stivali che cominciano un po', come si dice, a non a traboccare, ma sì, anche tipo allora le caviglie cominciano un po' a perdere un po' l'equilibrio, fanno perdere un po' l'equilibrio, tipo i Panteros. Una volta stavo comoda, adesso invece incomincio un po' a vacillare. Sì, ci siamo capiti. A vacillare, a non camminare bene, mentre con questi qua vado d'amore, d'accordo. Anche queste sono comode, ma non al 100%, ma almeno non mi fanno vacillare. Ci cammino bene, sono calde. Vabbè, per il freddo della notte, quando sono ancora sul divano a guardare la tele o guardare video su YouTube, me li tolgo perché dopo un po' caldo, col cavolo che me li danno, cioè me lo danno, ma si scalda troppo il piede e prende fuoco e il piede comincia a dare un po' segni di fastidio. Quindi è ora che, come dite voi, come dico anche io, mi tolgo le stivali e mi metto le pantofole. Le pantofole sono queste che ho addosso io, queste qua, vedete? Sono belle comode, calde, comodissime direi, perché sono abbastanza comode. E poi questa fantasia è bellissima, cioè i cuoricini, ne vogliamo parlare, sono bellissime ragazze. È vero, c'è poco da dire delle pantofole, ma è vero, non sono proprio vere pantofole, perché c'è chi ha pantofole più pucciose delle mie, tipo con i sette nani, chi pantofole tipo come questi, però diversi, nel senso che hanno sì, hanno questa specie di collo alle, non so come spiegarmi, delle pantofole pelusciose. Io ancora le devo recuperare, non ho Primark da queste parti, quindi non so come fare a recuperare quelle pantofole pelusciose che mi tengono la caviglia calda e il piede allo stesso tempo caldo. Quindi boh, ditemi voi dove posso procurarmi delle pantofole per le calde. Al momento sto bene con queste, poi man mano che mi consumo queste me ne compro delle altre, magari vado all'Auchan di Olbia ad acquistare altre pantofoline. Al momento mi faccio bastare queste, chi se ne frega delle pantofole pelusciose o cavoli vari, cavoli vari. Niente ragazze, questo era tutto. Io non so manco quanto sono arrivata di video, a 34, stiamo scherzando, no vabbè, e nulla. Allora qua cosa c'ho? C'ho tutte cose da mettere a posto. E dove ho messo l'altro mio? Ah sì, è lì, vedete, io avevo le cose, i miei portatrucchi, le mie boccette portatrucco sotto il naso e non li vedevo, quindi sono a posto, vabbè, no comment. Allora, questi li metto intanto, il pettinino più il
la matitina della Rimmel e questo pettinino qua dentro, vedete, li sto mettendo qua dentro, ricordatevelo anche voi quando vedete i miei video, ricordi, se non l'avrei messo qui, l'avrò messo, scusate se esco fuori dall'inquadratura, l'avrò messo qua dentro, o qua, quelli per farmi le sopracciglia, quindi ricordatevelo anche voi, o qui o qua dentro. Poi, il mascara è messo qua perché ovviamente non so come mai non mi sono abituata a mettere il mascara qua dentro, chissà per quale motivo, ma vabbè, non ce n'è motivo. L'illuminante ho dimenticato di mettere, ma oramai sto senza illuminante. Perché voi direte, tu sei appassionata di make-up, perché non metti illuminante? Perché oggi non mi va, quindi non lo metto, va bene così, mi sta bene anche così. Questo è l'illuminante della Make Up Revolution. Aspettate, mi porto tutto qui. Ed è della Highlighter, come Dio si voglia. Sì, questo qua. Questo è quell'illuminante che piace a tutti. Non so come voi lo chiamate. Illuminange, come dice Fabiana Lizzi. Sì, è bellissimo. Io lo adoro. Troppo bello, mamma mia. Come suol dire, ci vedono dallo spazio. Io non voglio ripetere le cose delle altre, ma è la verità, è vero, questo illuminante è fantastico, è molto 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 bello, troppo bello, e mi piace l'illuminange, perché no? Sembra che stiamo parlando portoghese, sì, sembra che stiamo parlando il portoghese, ma diciamo illuminange. È brava Fabiana Lizzi, già, nulla. Niente ragazze, questo era tutto. Io sono arrivata a troppi minuti di video, non so come riuscirò a tagliare tutti questi parti, tutta questa parte di video, a partire da, che ne so, dalla pulizia della faccia, al chiacchiericcio che ho fatto prima in camera mia, non in camera, in cucina, e così via. E nulla, io adesso vi lascio e ci vediamo in un prossimo video, che non so quando lo registro, ma troverò il tempo di registrarlo. Ciao. Ah, ricordatevi di nuovo di mettere like, supportarmi sempre, ovviamente con un like, un commento. Se vi piace questo canale, ovviamente iscrivervi e attivate la campanella e fatela diventare nera. Seguitemi su TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. Ciao. Buona vita a tutte e buon Natale e tanti auguri e vi auguro un buon 2022 a tutte e a tutti. Ciao! Click on Zombie Apocalypse.